tempestate di like, figlio, una re. Cosa ci ha versato sopra, caramello o Nutella sciolta? O se no, cosa è per voi? Ma sta facendo un rotolo, ma un rotolo di carta igienica, ma è assurdo! Luca, senza video fa molto più ridere, tu lo sai, sì. Cioè, lo sai la potenzialità comica? Simone, sai che fa molto più ridere se non ti vedo mentre fai queste cose? Come la Jalapas, no? Eh sì, più un po' di... Comunque, io... E quindi ti fa ridere se faccio questa cosa qua? Vai. No, cioè... Bene così, abbiamo finito per oggi. Grazie a te anche noi. È finita, Simone. Hai fatto una cosa, hai fatto? No, ho fatto anche intervista. No, sopra con Simone. Ah, ok. Hai fatto, Simone? Simone? Ah, pistola? È una pistola. Mettiti le cuffie perché ti... So, ma lui lo fa sempre. Una volta mi chiamò, faccio: ciao Simone, era in videochiamata, c'era lui nel mezzo alla stanza che spara un colpo dalla soffitta nudo, completamente nudo, spegne, fine. Prevedibile, hanno scritto. Scusa, Simone. Ah, ma so fottuto un orecchio, porco, due. Credo. Sì. Ma funziona, poi lo fai sempre. Funziona così. E ce l'ho, ho comprata, che faccio? Ma la tengo dentro al cassetto? Ma ovviamente è un gioco, giusto? Sì, beh, sì. Salve, certo. Salve. L'ho comprata a San Marino, quando mi hanno invitato da Red Bull Softbox, io, fantastico, dico, andiamo a San Marino? Sì, ok. San Marino hanno delle leggi un po' più leggere su alcune tipologie di armi. Infatti la puoi acquistare cose come armi bianche, coltelli, spade, stanno anche persone. Repliche. Come? No, niente, persone, dicevo. Vabbè, vai avanti. Quindi... Repliche affilate anche di katane. E io sono online, ho detto, mi dai una pistola? Ah, ma come una pistola? Sì, sì, dammi una pistola. Ho preso una pistola a CO2 con i pallini in acciaio e una salve. Però scusami... Costa un cazzo, ho 70 euro. Ma poi quando le porti in Italia, che cosa succede? Chi mi ha detto niente a nessuno? Perché mi ha fatto da nessuno? C'ho un certificato che mi hanno dato loro comunque. Che udi boh? Non ha senso boh. Boh non è una risposta. Vabbè, mi hanno dato un certificato, non mi sono informato troppo, sincero. Non ti sei informato? E va bene così. Non ti preoccupa questa cosa? No. Dovrebbe? Secondo me no. Che cazzo sei? La finanza? Ma non mi romper cazzo. Non lo puoi che sapere. Devo fa? Non lo puoi sapere. Che devi fare? Cosa vuol dire? Cosa che devi fare? Qual è il piano di stasera? Oh, ce l'hai un piano per fare questa live del cazzo? No, ma io tecnicamente ho finito, dovrei giocare e basta. Io, a cosa devi che giocare? Quello che mi pare. Facciamo insieme? Dai, giochiamo insieme. Dai, cosa sto pensando? È un fiore. La Madonna. No, è un fiore bianco. È tua madre? No, mia madre. Ah, sì, è un fiore bianco, bravo. Però no. So, è carino che so. Sono molto carino. Pensavi che fosse. Cos'è? Sopravvissuti. Bravissimo. No, non ho capito. È un gioco. Dai, rifallo, Simo, che forse Dario. Ok. No, rifallo. Sto pensando a un colore. Che colore è, Dario? Io sono è un colore è un colore bianco. Allora, è un colore. No, aspetta. È un colore che fa. Che fa emozionare. Isaac. Bravissimo. Grazie a Emir Preston e a Mugello Giozzo per il gift. Soprattutto per il gift. Grazie mille, veramente. Non aspettavo altro. Però ti devi spostare, Simo, te nel Discord mio, quello normale. Discord normale, perché questo non è normale, no? Vabbè, vado a parlare ai ragazzi. Ha donato 100 pippoli. A che gioco sto... No, Panetti è entrato nelle stanze pubbliche, sta scemo completamente. Eccoci. No. Ho sbagliato, non ho spostato Panetti, ho spostato un tizio. Partiamo da sopra. No, sto parlando... Non mi prendo per cazzo, sto parlando ai ragazzi. Aspetta. No. Ma che fai? Stai qua. Aspetta. Oh, mi mani giù. Ciao, Claudio. Ciao. Io ho fatto la sub da te qualche settimana fa, lo sai? Vattene a fanculo, Sasha. Sono molto felice. Ma questo ha tolto la sub da Dario, no? No. Allora no. Che cazzo vuoi? Allora, posto. Allora, grazie posto. Luca, era molto bravo. Grazie. Io ho fatto la sub da Dario, sai? Oh! Ma non mi interrompere! Ma che cazzo hai fatto? Va bene, ti sposto giù, poi fammi sapere quando vai entrare. Panetti, dai, Giuda! Però!
Vabbè, ciao. Ah, ballettelle, ecco perché. Sì. Ora non ancora, ma più avanti. Sì. Per me questo già è ballettelle, però. No. Vabbè, per me. Perché in realtà lui avendo fatto The Exorcist praticamente okay. Ha fatto questa roba qua. Prossimo. Cazzo, avete interrotto una cosa incredibile, ragazzi. Pensavo che ti dovessi spostare io, capito, Simo? Ma io con i tuoi amici qua sotto ho fatto mettere il cazzo in mano a tutti quanti. Abbiamo fatto una catena di cazzi e tu l'hai spezzata. Ma non so di cosa stai parlando, guarda, manco voglio sapere. Ray Bibbia. Ipecac. Panetti, non devi romper cazzo. Rush, finalmente posso vederti in webcam. Quello non sono io, è Claudione. Anche se qualcosina, proprio, forse il colore dei capelli è... Non ti ho mai visto, Rush. Come sei fatto? Il metallaro. Allora, pensa a un metallaro base. Fatto? È lui. Perfetto, ok. Beh, allora non sono proprio io, però. No, ragazzi, penso che Claudio non sia rumeno. Comunque. Cioè, dato c'è una. C'è una run nella chat che sta andando avanti. No, non sono rumeno, ma non ho proprio. Cioè, credo proprio di non avere nulla. No, Claudio, ti spiego. Il rumeno qua sono io. E quindi... Ma lo so, me l'hanno detto, non ti preoccupare. Ah, ok. Non ti devi giustificare perché sei rumeno, però. No, no, ci mancherebbe. No, comunque non no, sono... lui ha sempre questo tono di voce atonale, quindi bellissimo. È... Cioè, io già forse sono no, un po'... No, sì, non è ancora conosciuto Gamb. Io spero di farti di presentartelo stasera. Boia, Gamb, il digeridù umano. Vediamo se lo becchia. Dai, Gamb, spawna un po' che ti voglio buttare dentro. Dai, Gamb! Sai che ho trovato una cosa incredibile su Amazon? Un giorno fa mi sono messo a cercare i travel pillow più funzionali. Certo. E ho trovato questo travel pillow che è incredibile, mi fa dormire in piedi. Aspetta, come? Perché? Allora, non è questo, i classici cuscinoni che ti avvolgono la testa che non servono a un cazzo, no? Niente, tipo ti poggi un po', ma in realtà non ti reggono un cazzo. Questo invece ha una fascia. E non è Giorgia Meloni. C'ha sta fascia con il velcro. Cioè io perdo tutti i giorni ormai regolarmente la voce, è una cosa incredibile. No, va bene. Tante fanno una foto mentre lo indosso. Come destra? Perché? Ah, ho capito. Cioè praticamente devi fare prima un incidente. Sì, sì. Per stare tipo in ospedale 2 settimane così e poi puoi volare. Questa cosa è duro. È duro? E poi te lo leghi al collo. Però ha questo mezzo cuscino che a quel punto va bene. Perché in realtà... Ah, ok. È epico. Oh, sai che vuol dire epico? Scusa, mi mandi il link a sto punto, un referral? Sì, costa 55 euro su Amazon. Porco de Dio, e che è? Va bene, è che ti ho detto 3.000 euro, beh, 55 no, euro. Ma è un cazzo di... una fascia. Ma per me che soffro i viaggi è un top acquisto. No, te l'ho preso! Tranqui, tutto ok, tutto ok. Ma quindi dimmi... Simo, scusami, ti sorregge la testa, non ti fa cadere. Ottimo. Sì, esatto. Sì, ma dimmi, ti regge la testa, cioè ti tiene proprio... Tu, è come se stai poggiato su un braccio di qualcuno. Ottimo. Sì, ma dimmi perché soffri i viaggi? Cos'è che ti fa soffrire dei viaggi? Non mi piace stare chiuso in una gabbia che si muove. Come mai questa roba? Da cosa viene? Da probabilmente il mio trauma infantile. Quale? Quando sono stato arrestato avevo 17 anni. E ti hanno messo in gabbia? Mi hanno messo in una stanza senza chiave. Tipo quando mi trovo in una situazione in cui mi sento come in una cella, sto a disagio. Non so voi, ma io quando salgo sugli aerei... Io mi addormento alla partenza, al decollo. Anch'io. Io non ho mai vissuto l'aereo in fase di volo. Io mi addormento e mi sveglio all'arrivo. Ma aspetta, anche in un intercontinentale? Col cazzo che faccio intercontinentali. No, vado non ho noto. Mai fatto viaggi intercontinentali. Sto provando a cominciare per il Giappone. Ho fatto viaggi massimo di 3 ore. Ma perché non vuoi viaggiare in aereo? Per col cazzo per... proprio. Ma come mai? Perché c'è paura. No, perché non ce la farei. Beh, sempre per la questione che ti senti costretto. Sì, attualmente ho ancora il panico, sì. Ok. Ai. Però esistono però... dei modi, eh. Cioè, che faccio? Non mi piovo 5 Xanax ogni volta che viaggio, sto un giorno blackout e non mi ricordo niente.
Poi sono un uomo grosso, nel senso, Simone ha bisogno di tanto Xanax, no? 5 sono tanti comunque. Oh, ma basta, ma perché ti dà fastidio quando parlo di me da solo? In terza persona singolare. Ma ci sta, cioè, va bene, no? Oh. È brutto? Come il mago Telma, come... Ma no. Io sono purtroppo... Un coglione. Vari problemi oggi. Vari problemi. Dai, buono. Io devo fare la cacca. E vai a farla. Poi pisciami il culo. Simone, cosa ne pensi del bagno, del water che c'è qua in studio da Dario? Mm. Mi piace tantissimo. Quanto cazzo è bello quando ti incula. Madonna, vorrei tantissimo schizzo. Poi io ho una piccola emorroide nel culo, quindi quando vai a stimolarla è proprio straerotica come cosa. Sono indeciso, che faccio ragazzi? Destra. Sentimento per me. Ma l'hai provato alla fine il massaggio prostatico oppure no? No. Sì, devi parlare, cioè devi capire. Devi parlarne, devo risolvere questo tabù? No, devi parlarne con la tua persona e capire se è una cosa possibile da fare. Ma che mi sento in difficoltà, lo sai. Qua non lo so, raga, tutte e due fanno rimpicciolire. Perché in difficoltà, scusami? Non la sfida, lo so. Sì, la sfida Puzzini. Ma quale problema c'è, scusami? Qual è il problema? Sono imbarazzato del mio culo, non so perché. Ma va, è bello il tuo culo. Ma dentro non sai com'è. Franghimo. Vabbè, ma un culo dentro. Sono un corpo cavernoso. No, cazzo, ti devi preparare per farti fare il massaggio prostatico. Sì, te lavi là con l'acqua, prepari d'acqua e cose. Le perette, devi fare le perette e poi da lì, una volta c'è la peretta, è tutto meraviglioso. È come darsi un bacio. Come amarsi. E dai, mo. Claudione, mi sa. Amore, ci parlo, dai, parlo con Giulia, vediamo se mi con Giulia. Un braccio in culo. Però in realtà, non c'entra niente. Ma non, però, no, ma non serve nemmeno un braccio in culo, basta un ditino che preme bene. No, se faccio è il ditino, e che faccio? Proprio quando vai a mangiarci la pedica, mi dai il cucchiaino e gelato, no, mi dai il cono da 6 euro. È un paragone. È così un po' che funziona, sì, il cazzo invece. Vado a Giulia e dice, metti il pugno in culo. Che famo? Sì, mettiti un pugno in culo, punto, X. No, non è così. Non funziona così, devi arrivarci per gradi, eh? No. E soprattutto devi capire come si fa. Non è il pugno nel culo, non è il fisting del porno. E io dico destra, sinistra, destra, no, intanto metti il braccio cazzo, dentro. No, ma non è che puoi indirizzarla a un capocantiere, Nel culo tuo non sai niente, fai fa noi. Fai a noi, a Giulia. Ci pensiamo noi. No, beh, nel senso noi... Se volete potete mettervi in chiamata con Giulia mentre succede. Allora, posso mandare dei link a Giulia dove impara... Quello, bene a trattare in modo medico e... giusto il massaggio prostatico, che è l'apoteosi. Non esageriamo. È anche medico, fa anche bene. Il massaggio prostatico fa anche bene. Non col pugno in culo, però. No, il pugno in culo, no, il pugno in culo ha detto un Varetti. Un coltello in culo. Però scusa, però dalla parte del manico, perché il culo che c'è il coltello dalla parte del manico. Una volta mi sono fatto una foto bellissima che volevo incorniciare, ma non l'ho mai fatto. E un giorno lo farò, se la ritrovo. De me a 90 si vede praticamente sto sfondo bianco con delle luci al neon blu, e si vede solo il culo mio che esce fuori e c'è sta la lama di un coltello che esce dall'ano e non si vede il manico, non si vede per niente. Quindi, il manico, si vede solo la lama. Il culo era il tuo manico, esatto. Praticamente il culo, sì, io ero il coltello, lui era il manico. Lui era il manico, esatto. Bello. Bellissima quella foto, e mi sa che qualcuno l'ha vista su Telegram tre anni fa forse, da quando giocavi nella social. Sì, non la metterò, ragazzi, non voglio più ascoltarlo. Comunque c'è un commento che dice giustamente: ma a sto punto mette c'è il cazzo. Credo sia, oltre a una grande gag dritta, molto romana peraltro, sì. Comunque no, veramente, parla con Giulia, se vuole Giulia mi può scrivere, gli mando dei link, basta, metto a disposizione i link. Io me lo immaginavo un po' come Super Mario. Cosa? Cioè? Col pugno sarebbe... bello, no. Così che fai let's go. No, e tu tranquillo, no. No. Cioè, almeno lo puoi fare, però non è quello che di cui stiamo parlando. Cioè, parliamo di un'altra cosa. Però. Mannaggia, pucchiacchiera. La pucchiacchiera. Ora dice questo. Lo sai che la pucchiacchiera è una parola incredibile, secondo me. Come al solito, i napoletani, porco due. Sì, suona molto bene, molto specifica, molto evocativa. Venite a Capodanno con me a Berlino? No. Non vorrei morire, sinceramente. Allora, cosa vai a fare a Berlino? Perché vuoi? Scusa, perché non vorresti morire? Perché io e te siamo dinamite insieme e moriremo al secondo giorno. Ma forse. Chi te l'ha detto? A Berlino, secondo me, anche proprio tanto.
le nostre vecchie esperienze. Non voglio. Vabbè, andiamo, così. Andiamo a Berlino a Capodanno. Dai. No, no, che io poi stacco Agnese anche. Scusa, scusa, ma. Ma è cosa? Cioè, non c'è Giulia. Hai un programma a Berlino oppure oppure no? Io sarò a Berlino per quasi mezzo mese. Mezzo mese? Due settimane. Ok. Però mi piace questa che hai detto mezzo mese, non due settimane, mi incuriosisce. Cos'è quello a destra? Mai trovato? Però scusami, hai delle feste a cui andare? Perché io conosco delle cose. Sì, ho il programma. Aspetta, di... No, voglio prendere il biscotto, anche per collezione, non l'ho mai preso. Non è un biscotto, è la leprosi. Ah. Bene, comunque c'eri quasi, però, Simone stavamo parlando di una cosa, scusa. Ah sì, Claudio. Comunque no, per le serate e per gli eventi dobbiamo aspettare ancora un po' perché manca un po' di tempo. Però per ora sono confermate un paio di serate conceptual dove si fanno cose. No, non posso venire. Ma tipo raccontami, sono curioso. Tipo delle serate in, come vogliamo chiamarle, in breve, fetish. Ok, fetish. Vabbè, for conceptual. Sì, però fetish sminuisce un po'. No, vabbè, che sminuisce? È fetish. Ma fatte bene, capito? Allora sono porn conceptual. Ma no, porno concettuali, sì, porno concettuali. Sì, certo, non so nudi, è arte. È arte. Ma aspetta però, qual è la differenza tra un fetish e un porn conceptual? Che porno concettuali, diciamo che è un po' più elegante. Bah, è più studiato. Cioè, c'è la più elegante. C'hai un fetish, culo e la fetish, fetish mi immagino solamente, che ne so, il tipo, il quarantenne con la moglie quarantenne che devono sbagarsi, si vestono di nero, si mettono il latex e i catene al collo e si mettono il culo in mezzo alla pista. Non è divertente. E porno concettuale. Porno concettuale invece prevede magari gente che pratica, no, shibari, quelle pratiche con le corde, degli show, la musica, l'ambiente. Allora, adesso io non solo ti sorprendo, ma io ti anniento. 2012 Facciato. Sono stato a un porn conceptual a New York. Grazie a New York, come grazie stato? Kilter, grazie a Domedario. Allora, si chiamava The Box. Se voi andate a cercare il The Box, The Box è un ex teatro che è diventato un locale. Visto. E il mercoledì il mercoledì sera è un ex piccolo teatro vittoriano che è diventato un locale. Il mercoledì sera entravi gratis a coppie. Ma mi ci ha portato anche a me, mi sa. Sì, mi ci ha detto ha portato. Mi sa che era chiuso quando siamo andati a New York. Mi sa che era chiuso. E la prima volta che sono a The Box c'è stato un ebreo che si è infilato una bottiglia nel culo. Una ballerina totalmente nuda che mi ha ballato intorno per tutto il tempo. Totalmente nuda e ha fatto delle cose fuori di testa. Gente allucinante. Ma lo fanno, e un messicano mi ha fatto fumare una roba che non avevo. Che ancora mi ricordo. Che mi ha stonato. Bello. No, vabbè, è stata una serata pazzesca. La seconda volta che siamo andati è stata ancora più assurda. E non so però ad oggi se andassi cosa troverei. Però adesso che mi hai raccontato, sono stato un po' al concerto nel 2012. Ma tu hai capito chi so io? Ma tu hai capito che sorpresa continua che so io? Ma tu non hai capito. Tu non hai capito. Ora, vabbè, siamo alla follia. Che io, te e Dario stiamo a Capodanno a Berlino. Io penso di no, ragazzi, veramente vi ringrazio. Potrebbe essere sì. No, sì, anche te, se no, mezzo sposato, Claudio, ma di che parliamo, dai. Potrebbe essere Sticky Vicky, no, non lo conosco. Se sta a Berlino a Capodanno. No, sì, ma veramente non posso. Allora, io in realtà a Berlino ho fatto una cosa meravigliosa quando sono andato la prima volta, che non c'entra niente col porn conceptual, ma è una roba secondo me potentissima. Aia. E cioè sono stato al ristorante gestito dai ciechi. Epico. No, tu non hai capito che cazzo d'esperienza. Ma ne abbiamo già parlato, mi sa. Com'è andata? Dimmi un po'. Praticamente tu, quello a Berlino, poi ti parlo sempre più o meno del 2000, era il 2013, 14 forse. Praticamente è un ristorante in cui ti prende un... Dario. Aspetti in una hall, in una sorta di bar, lounge, decidi che menù mangiare, ma senza le pietanze precise. Ti danno una composizione di qualcosa che poi sarà... Sono ciechi veri, sì, mo ti racconto. Fondamentalmente ti prende il cameriere e ti mette con le mani sulle spalle di quello davanti a te e formi un trenino. Entri in un corridoio nero che diventa totalmente nero,
silenziosissimo e a un certo punto, vi giuro, una delle sensazioni, cioè i brividi solo a pensarci, esci in una stanza che ti sembra una sala di un ristorante di almeno 50 tavoli, completamente nera, buio pesto, non vedi niente, ti portano Madonna. Al tavolo, ti siedono e tu per tutta la serata devi mangiare con loro che ti danno le indicazioni sul bicchiere d'acqua dove sta, poi senti i camerieri che fanno... Porco Dio, è tipo The Last of Us. Però sì, figo, eh? È una roba fichissima, perché tu effettivamente dopo i primi 20 minuti ti rendi conto che stai utilizzando i sensi che puoi utilizzare e non ti serve vedere. Cioè, allora, senso, state concentri sull'olfatto, il gusto, il tatto. Ed è incredibile, non sai quello che mangi, ma una cosa incredibile è che hai il dubbio... Si trova a Berlino questo. Questo si trova a Berlino. Non mi ricordo come cazzo si chiama, ma se lo cercate lo trovate. Vabbè, penso sia facile da trovare, sì, ragazzi. Cosa talmente lo dovete però da un botto di tempo prima. Allora, la cosa assurda è che tu hai la sensazione che intorno a te ci siano un sacco di tavoli, ma per un attimo hai paura che siano delle casse che riproducono dei suoni, perché tu senti la gente che si diverte, la gente che mangia, ma non la vedi. Non vedi un cazzo. È una roba, è una roba allucinante. Una delle cose più assurde che ho fatto in vita. Un sict bar. Potrebbe essere quello. Comunque è una cosa che io ti consiglierei di fare, perché è una roba anche a Milano, cioè è vero Omega, hai ragione, però in realtà so che quello a Milano è diverso. Quello di Berlino è considerato, almeno fino a un certo punto, io poi non c'ho più notizie da un anno in poi, era considerato il più buio. E per più buio ti posso assicurare 100% buio. Cioè, nel senso, non vedi proprio un cazzo. Se no, su Google Maps ho cercato a Call with Kids Dark Restaurant Berlin. Sai che forse è questo? Però il fatto è che se voglio vedere le foto... No, non te le fanno vedere. No, ci stanno le foto. Le foto ci stanno, però, tipo, capisci che voglio vedere. Cioè, voglio capire. C'è stata una foto completamente nera. Vabbè, ottimo. Vabbè, quello che volevo capire. No, comunque è veramente, veramente fighissimo. Ed è... E mi ricordo una delle cose più fighe che ho fatto a Berlino. Città meravigliosa, secondo me, però... Sta roba è fighissima. E so. Dai, andiamo, dai. Ma io, sai che... Mazza, come funzionano però le buchettine qua. Ti distruggi, secondo me. Vedrai, era meglio quell'altro. Il porco conceptual. Da me già serve, che c'hai già 20.000. Fatto una settimana era, agosto. Era tutto alto, erano le statistiche. De fuoco. De fuoco, eh? Tutte de fuoco. Te la sei goduta? Ho fatto quasi tutti i club. Non era All Star. Madonna. Ah no? Manca solo il Tresor. Ah, lo conosco. Era danno. È uno dei club più famosi d'Europa. Certo, certo. Dio, cos'è? Cos'è questo? Mamma. Come funziona qua? La IME no. Ma tipo, a che percentuale di gioco stai? Ragazzi, voi che seguite, Rush, è un po' complicato. Clap, cioè, non riesce a... Boh, 6-7%. What? Sì. Io vado, secondo me vado sotto il 10% sicuro. Bastardo il signo. Oddio, c'è Gambe. Vai. Tocca, Gambone. Dai. Oh, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, Gambone, com'è? Bene, bene. Che si dice, Dario, com'è andata stasera al lavoro? Bene, bene, sto facendo una rannina simpatica. Ah, se parli ancora sboro. Lo dicono tutti, incredibile. Allora continua a parlare, dai. Porco Giuda, oh. Vanno fino. E fai? Ma che fai? Cosa farà il suo? Sto qui sul letto io, sì. Ma te che fai? Boh, io sto a sedia. Dimmi... Oddio. Dimmi un po', ascolta. Che hai fatto oggi? Oggi ho giocato a ping pong col mio zio. Che cazzo? Poi che cazzo? Scusami, ma che cazzo di attività è? Ho giocato a ping pong col mio zio, cioè... è la sola e pura verità. Poi sono andato al lavoro, Simu. Sì. E poi
Sono tornato a casa. È diventato un concept, al porno. Molto, buon consente il porno, che ricordi? Molto bene. Sto ridendo troppo. Ma oi, oi. Stasera è stata anche per me molto, molto particolare. Cosa... Hai mangiato stasera? Vabbè, penso di sì. Non ho mangiato no, in realtà no, perché ero al lavoro e ho avuto un po' da fare. Mangiare? Un bel piatto di tortellini. No. Con la panna e il prosciutto. No. Oi, oi. Ciao Simone, comunque piacere, sono Francesco. Piacere. Adesso che abbiamo fatto l'amore possiamo anche presentarci. Ciao Gamb. Ciao Claudio. Oddio. Così. Come stai? Che meraviglia. Meraviglia tu? No. Ti seguo da una vita, ma siamo impazziti. Ma chi è impazzito? Non ho sentito un cazzo, Claudio, ridimmi un po'. No, ti ho detto che sei stupendo. Grazie. Che giravi da Dario, che non, io non ho seguito? No, non ho girato niente, in realtà sono venuto a trovare Dario e il Masella. No, era sì, in modo di dire che giri da quelle parti, insomma. Sono quasi non c'era una ragione di content, ecco. Che bella sorpresa. Lo so, fatta per te. Grazie. Almeno non te lo volevamo dire. Oh, fa direttamente una sorpresa. Che c'è bello. Ti è venuta bene. E quanti anni hai tu? 62? Quanti anni hai? Sono 25 il 15 d'ottobre. No, perché hai una voce da dottore che mi salva la vita? Non lo so. Perché ho una grande cassa toracica. Ma Panetti invece è deciso. Andato via. Dove è Panetti? Ma lo fa, Abbiamo fatto sexting. No, anzi, sta sul telefono io e Panetti. Sì. Come è andato? L'ho mandato via. Pensa un po'. Tu mi girano i coglioni, Madonna. Per spaccare tutto. Io non voglio chiedere a Dario perché lo vedo concentrato. Ho sentito però che ha rosicato. Perché che è successo? Ho perso all'ultimo. Aveva tanti oggetti potenti, ma purtroppo. Ho perso un sacco di punti. Sì, di punti. Vabbè, ho perso un sacco di cuori a. Un coglione. E purtroppo Isaacone lo fa. Comunque c'è Gamb che sta vivendo la sua miglior vita in questo istante. Cioè, sono. Io parlo con un coglione, tutto su. Poi totalmente a caso. Però va bene. L'uomo giusto al momento giusto. Hai delle basse aspettative per il momento più bello della tua vita. Però sono felice per te. Cioè, nel senso, ti accontenti veramente del minimo che la vita ti dà. Ma sono. Uno che si accontenta, effettivamente. Cosa fai nella vita, Gamb? Sono un cameriere adesso, da pochi mesi. Di un ristorante, di cosa? Sono in un'enoteca, una stuzzicheria, a Cortona, in provincia d'Arezzo. Una stuzzicheria. Hai capito te? Hai capito come coglione, sta stuzzicheria. E stai bene così o vuoi fare altro anche? Ma io volevo fare il doppiatore un po' di tempo fa. Ma non l'avrei mai detta questa cosa, ma com'è possibile? Che sorpresa. Sarebbe bello. Perché non hai proseguito? Perché la prospettiva all'epoca era un po' complicata di studiare per diventare prima un attore e poi un doppiatore. Perché comunque è una carriera che richiede molto impegno e... sì, però più che altro richiede più per i doppiatori che per gli attori. Purtroppo c'è anche un po' la questione dell'entrare nel giro, non è facile. Infatti dicono non essere figlio di un doppiatore è limitante. Allora, questa roba secondo me ormai non è più così, non più, però non è più a quel livello, bisogna dire che fortunatamente. Anche grazie a internet, in realtà, sta roba. Ma esatto. Audio Claudio Bassino, ti ho messo. Sì, no, perché mi sono allontanato. Per cazzo. No, dicevo anche. Cioè, se prendete esempi come Maurizio, in realtà capite già che. Grazie a AK. Grazie a Costrare. Lui non è figliolo di nessuno, per esempio. Grazie a Spettro, Epistolare e Morti Piranha. Quindi c'è veramente una nuova possibilità. È anche vero che
nelle maestranze, ecco, a livello di maestranza, quindi i fissi che fanno doppiaggio, ancora c'è un po', più che la lobby familiare, proprio un circuito, un giro di conoscenze in cui, diciamo, sei più facile l'attore, secondo me, paradossalmente è molto paradossalmente vai a fare un provino e ti beccano perché magari sei forte, ti fanno fare una roba e non hai bisogno di nessun tipo di collegamento. Nonostante ci siano tantissime cose da doppiare, è vero. Sì, è complicato, purtroppo. E anche, diciamo, l'accademia non è molto economica per una persona normale. Parte una domanda. È vero. Dimmi. Hai provato a lavorare sui social, magari, iniziare a fare qualcosina sui social? Ma non ci ho pensato spesso, ma non saprei cosa fare, sinceramente. Sono un po' un Matusa per queste cose. Io lo capisco, perché nel senso, purtroppo c'è anche da dire che nella maggior parte dei casi, quando uno dice prova con i social, tu in realtà per fare qualcosa di social, prima di fare la roba che tu devi fare, devi capire come organizzare. Non ci posso credere. Non ci può credere. Non ci posso credere. Io. Ma perché? Io penso me ne andrò un attimo di là a riflettere delle cose. No, guarda. Vai, ma aspetta, Rush, prima di andare via, guarda un attimo. Sì, ma tanto questa fortuna è inutile perché la butto via con le cazzate uguali. Sì, ho visto, ma è imbarazzante ormai. Ma dai, ora che sono arrivato anch'io, si trova Pyromaniac. Dario, te fai un po' schifo. Ho capito, mi sono fatto schifo quando ho perso prima. Vorrei veramente capire di che cazzo state parlando. Ho trovato un oggetto. Ho capito, però non ho capito poi nello specifico perché non so gli oggetti. Però ho capito quello che sta succedendo. Però praticamente questo oggetto spara le bombe invece che le lacrime. Le bombe fanno ovviamente tanto danno e sono una risorsa rispetto alle lacrime. E sono una risorsa importante perché, per esempio, distruggono le rocce. Quindi puoi cercare dei livelli nascosti. Puoi cercare le stanze nascoste. Prima invece dovresti fare economia, perché se vedi in alto a sinistra le bombe sono una risorsa limitata. Invece Mulu c'ha bombe illimitate? Esatto. Mazza il culo. Eh sì, però devi stare attento perché le bombe fanno male anche a te. Ok, se ti arriva vicino è finita. Ciao. Però pensa, Claudio, che ci sono degli oggetti che non solo non ti fanno magari più sentire danno dalle bombe, ma ci sono alcuni oggetti che addirittura ti curano. Con l'esplosione delle bombe. Mi diceva prima Dario. Secondo te lo troverà Dario? O se no, c'è il mio oggetto supremo preferito. Che è la grande foglia. La grande foglia. Cos'è sotto, la grande foglia? Sotto la quale tutti noi ci riuniamo. La foglia è un oggetto Nanni che si. Twitch, ma suca tu. Così ma a caso. Quanto poi, tra l'altro, quanto lo vorresti? Ma l'ho capito subito. Porco, tu lo vorresti veramente tanto. Comunque, che cosa fa la grande foglia? La foglia, se stai fermo, sei invincibile. Non ti può fare danno niente. Però tu non puoi fare niente. Sì, però se trovi degli orbitali, degli oggetti che ti girano intorno, che colpiscono al posto tuo, che spawnano. Allora, comincio a capire la bellezza di questo gioco. E tu gli oggetti sono tantissimi e li puoi anche combare per fare delle cose fuori. Sì, la sinergia. Bravi, ce ne sono di assurde e delle più improbabili. E è bello scoprirne. Prima non l'avevo mai visto vita nostra. Vabbè, ma è incredibile. Ed è un po' basato su questo il gioco, quindi. Yes. Sì. Ma è bellissimo. Si scende. Sì. Poi tipo, ora ho preso una siringa, se ne più altre due, divento spoon, quindi divento tutto spingato. Ad esempio, come dice Steam Lore Miki, Steam Lore M Key, foglia più Daddy Long Leg, vittoria assicurata. Sì. Aspetti lui che ti schiaccia le ose. Sì. Leggici un'altra cosa, dai, come se fosse una roba poetica. Dai, prendi questo spazio per fare quello che vuoi fare. Oh, guarda, qui c'ho Robinson Crusoe, se vuoi. Dai, un pezzo così, dai, leggi un pezzo di Robinson Crusoe, dai. Oh, allora, andiamo un po'. Leggi un po' la biografia della mamma e Lore Mosca, per piacere. Ma non ha nessuna biografia, eh? Guardo se c'è scritto qui in quarta, magari, della mamma di Lore Mosca. No, non c'è. Purtroppo non abbiamo disponibile. Purtroppo. Allora, direi di leggere dall'inizio. Nacqui nell'anno 1632, nella città di York, da buona famiglia. Allora, mio padre, nativo di Brema, fondò il suo stabilimento a Ulm, dove si acquistò beni considerevoli col commercio, ma poi, rimasto solo, si trasferì a York, dove sposò mia madre. Devi lavorare un po' la musicalità di come leggi. Modula un po' di più,
devi modulare un po' di più, perché sennò viene sempre la stessa voce meravigliosa, però devi modulare un po' di più. Sono anche un po' emozionato. Ma quello no, infatti io lo capisco, però cioè, cerco di... Cioè, ma se piglio il boomerang con le... La famiglia era tra le migliori del paese, da essa io ho avuto i nomi di Robinson, Kreuznar, ma per una corruzione di parole assai frequente in Inghilterra tutti ci chiamano oggi, ed anche noi stessi ci chiamiamo e ci firmiamo Crusoe. I miei amici non mi hanno mai chiamato con altro nome. Avevo due fratelli maggiori, di cui uno, tenente colonnello di un reggimento di fanteria inglese già sotto il comando del famoso colonnello Lockhart, fu ucciso alla battaglia di Dunkerque contro gli spagnoli. Dall'altro non ho saputo mai nulla e non conosco il destino, come i miei genitori non conobbero mai me. Siccome ero il terzo figlio e non avevo mai imparato nessun mestiere, incominciai ben presto a rimuginare un'infinità di progetti. Mio padre, che era attempato, mi aveva fatto istruire quanto gli era stato possibile, un po' da se stesso e un po' facendomi frequentare le scuole pubbliche, e mi destinava alla professione di avvocato. Ma io ero dominato unicamente dal desiderio di fare il marinaio. Vabbè. Meglio? Allora, molto bene. Allora, ti dico, io forse fossi in te, un pensiero su un piccolo libro da leggere lo farei, lo metti e poi la gente magari lo sente e gli piace, così a caso. Sono molto bello. Grazie, anche per me bello. Da tantissimo comico. Mi viene da piangere, guarda ragazzi, mi viene da piangere. Questo è l'oggetto di Dario Moggio, l'oggetto per i dementi come me. Anche a me sto venendo a piangere. Tutti piangono in strada. Piangono poi. Questa è la loro moscata, eh. Io spero che... Ma che c'entra allora? Da quando è entrato ha detto ciao e basta. Sì, sì, tipo. No, ha detto anche grazie a me ti piace l'appropriamento. Ero in live o ero su Discord quando le racconto? Comunque, come mai ho deciso di invitare al raduno di Discord? Oddio! Vabbè. Prendilo e vattene in silenzio. Prendilo, ammazza l'angelo e vattene in silenzio. Sì, lo sto già facendo. Parole, ragazzi, bastardo tutto il creato. Ma non c'è bisogno di rosicare, però, Rush. Dobbiamo essere davvero, Rush. Ma dovresti essere superiore a queste cose. Siamo qui anche per tifare. Isaac è un gioco anche psicologico. Se tu mandi onde negative, poi Dario perde, come ha fatto prima. È colpa di Rush. È psicologia inversa in realtà, più rosico più trovo oggetti di Cristo. Ma no, mia madre non sarà in flashback. Ma fai il telefono.